verso Oriente c'era un altro reame, questo sì veramente meraviglioso. Vi andarono in macchina, partirono di mattina, c'era il sole, giunsero in un luogo abbastanza selvaggio. Qui va bene, forse, disse il Maharajà. Lorenzo provò l'acustica, parlò sottovoce, poi forte, si udiva nitidamente. Qui, disse. Quando si udirono le prime note, lente e calme, tutte le voci di bestie e di uccelli fecero silenzio. Le scimmie si voltarono a guardare che ascolto si stava formando. Pian piano Lorenzo si trasformava. Era quasi abbracciato allo strumento e si vedeva che non solo con le braccia e le mani, ma con tutto il corpo era intento a suonarlo, come se fosse quel violoncello un animale vivo. Improvvisava. Selvaggia, i bagnani e i bambù, occhi e teste di animali. Si affacciavano, poi uscivano fuori tranquillizzati, si mettevano in silenzio ad ascoltare. C'erano scimmie grigie e bianche, sirene della costa e ghepardi, la testa lunga delle giraffe, i lemuri, la tigre giallo cromo, gli orsi, i cinghiali spinati, i volti proboscidati degli elefanti, le bocche degli ippopotami, dalle abominevoli fattezze, formiche molto grandi a sei zampe, la pantera nera, i ricci, le crocidure, e chi ne avesse saputo i nomi avrebbe distinto il gatto viverrino, il gatto del Bengala, il gatto dorato assai baffuto, il gatto marmorato, le martore e i lupi grigio bianchi, le manguste, il boa, il serpente a sonagli, il pitone, il cobra, l'urva puzzolente, il procione e i coccodrilli. Sui rami erano appollaiati e continuavano ad accorrere migliaia di uccelli di ogni forma, del becco e colore. In prima fila per terra stavano i pavoni con la ruota aperta e una scimmia più gigantesca delle altre, quasi un uomo con gli occhi luminosi. Quello è Hanuman, il dio scimmia, disse il Maharajà ai re. Tutte quelle bestie, compresi gli insetti che non infestavano e non pungevano, incastonate fra foglie e tronchi di colori diversi, fra cui rosa, azzurro, rosso, una folla mai vista, intente, seguenti le note che non cessavano, tenevano gli occhi fissi a Lorenzo, il quale a volte si protendeva, a volte si alzava, sembrava che col violoncello e con tutto se stesso danzasse, si udivano appieno i respiri delle bestie, gli strulli delle ali per le perdite d'equilibrio, ruminivo. Tutte le figure erano chiare e nette nella luce del sole che toccò il punto mezzogiorno e cominciò a scendere avviandosi a tramontare. Lorenzo suonò fino a quando venne la sera. Nel buio si videro le migliaia di occhi